120 cavalli litro che cantano fino a oltre 9.000 giri. Una delle armi giapponesi più desiderabili e affilate mai esistite. È la Honda S2000, una spider sportiva leggendaria che si appresta a compiere 20 anni. Quindi mi sono sentito in obbligo di renderle omaggio con questo scappottato perché comprare la Classic col VTEC e il vento fra i capelli che non ho. Qual è la sua storia? È il 1998, si festeggiano i 50 anni di Honda e il costruttore giapponese decide di lanciare una nuova e futuristica sportiva che richiami le prime Spider degli anni 60 con la S, dalla S360 alla S800. La S2000 nasce sotto la supervisione di Shigeru Uehara, project leader della NSX, e con lui il celebre VTEC raggiunge l'ennesimo stato dell'arte. 2 litri, 4 cilindri e 16 valvole rigorosamente aspirato, capace di 240 cavalli fino a quota 9.150 giri nelle primissime versioni, mentre la coppia è di 207 Nm a 7.500 giri. Una bomba eletta motore dell'anno nella sua categoria dal 2000 al 2004. Nei primi anni 2000 poi si migliorano l'assetto e alcuni dettagli funzionali, ma il primo vero rinnovamento è nel 2004. Qui la famiglia S2000 si divide in AP1 Restyling e AP2, perché volendo far chiarezza con AP2 ci si riferisce alle S2000 con motore F22C da 2.2 litri prodotte dal 2004 per il mercato americano e greco con l'F22C1. Infatti in Italia l'AP2 non è mai stata importata ufficialmente. E se la cilindrata cambia solo con l'upgrade all'F22C, sia per AP1 Restyling che per AP2 si aggiornano innumerevoli dettagli, come per esempio la trasmissione con una rapportatura differente, la frizione, mentre la barra stabilizzatrice a retrotreno diminuisce nel diametro di 1.8 mm con l'assetto più rigido davanti del 7% e più morbido dietro del 10%, dove si applica meno convergenza al comprimersi delle sospensioni. Un menu peraltro arricchito dal 2006 con l'arrivo del controllo di stabilità VSA e dell'acceleratore elettronico. Nella storia della S2000 non mancano le edizioni speciali, come la Type V col volante tagliato e disegno D e scatola sterzo dinamica, poi Club Racer, Type S, GT, Ultimate Edition e GT100, senza dimenticarsi di Mugen, ACR ed RJ, allestimenti che hanno contribuito a rendere indiscutibile il mito della Spider nipponica prodotta dal 99 al 2009 in circa 110.673 unità. Fuori com'è? Lunga 4,13 m e larga 1,75 m, l'S2000 è una filante spider a due posti secchi caratterizzata da un cofano motore molto lungo e dalla capote in tela, capote che dal 2002 abbandona il PVC trasparente e abbraccia il lunotto in cristallo. Altre piccole grandi differenze estetiche sono apprezzabili nelle versioni pre e post restyling, coi cerchi che passano da 16 a 17 pollici e l'estetica dei paraurti e dei fari modificata, compresi i terminali di scarico che da rotondi diventeranno ovali. E dentro? Minimalista, il superfluo non esiste, ma il fascino c'è come. Due sedili sportivi e avvolgenti, quanto basta per sentirsi tutt'uno con lei, e un cruscotto iper raccolto. Comandi multifunzione abbastanza pratici, seppur molto vicini ai dievioluci, poi la radio elegantemente nascosta, ma è la spettacolare strumentazione la vera star, ripresa dalla McLaren Honda di Formula 1 che, guidata da Ayrton Senna, vinse il campionato del 1991. Peccato solo per l'iniziale mancanza di orologio e temperatura esterna aggiunti negli ultimi anni di produzione. Segni particolari? Della serie 5 cose che non sapete sulla Honda S2000 che non avete mai osato chiedere. Già al suo debutto la S2000 dispone di telaio infuso di alluminio con schema X, servo sterzo elettrico, fari all'ossino e rispetta le normative Euro 3 sulle emissioni. Ma tante altre sono le chicche che ogni proprietario ha scoperto col tempo, come i tanti vani porta oggetti sparpagliati tra abitacolo e bagagliaio, l'incubo di forare al posteriore, mentre atomico è il sano del VTEC se soltanto asportate il coperchio dell'airbox originale. Come si guida? Quando la guidai per la prima volta tanti anni fa ero emozionatissimo, non stavo nella pelle, mi sono buttato subito in autostrada, ho iniziato ad andare, però non succedeva niente, dicevo sta macchina non va, poi ma sto guidando un S2000, quando tutte le altre finiscono lei inizia, di conseguenza ho iniziato a utilizzarla un po' come una moto, tipo una Hornet, no?
Questo motore che gira altissimo è un universo a sé, in cui però la coppia in basso è davvero poca, tanto che capisco chi col tempo ha montato una conica più corta. Per il resto, trazione posteriore, differenziale autobloccante e 240 cavalli aspiratissimi, per nemmeno 1300 kg di peso distribuito al 50-50. Piacere esagerato. Ma se guidate una delle primissime come la mia, in campana, perché al limite l'assetto di serie la rende nervosetta, a volte sottosterzante e altre sovrasterzante. In particolare se i Bridgestone potenza S02 di primo equipaggiamento sono datati come questi. Questo cambio è semplicemente irripetibile. Preciso, secco, veloce, corsa cortissima. Questo 6 marce non ha eguali. Per me è un termine di paragone per tutte le trasmissioni manuali. Vi potete dimenticare quasi un pochino il Galateo, che vuole le mani rigorosamente sempre alle 9 e un quarto quando si guida, ma lui è talmente perfetto che potete lasciare la vostra mano destra qualche secondo in più dopo la cambiata, perché crea dipendenza. Un pomello di alluminio ricavato dal pieno che vi apre le porte del piacere. Il perfetto anello di congiunzione coi 9000 giri più strepitosi del pianeta VTEC. Uno dei motivi per comprare una S2000 in un mondo di automatici, doppia frizione e CVT? Assolutamente sì. Punti deboli. Maestri di tecnologia e prestazioni, nel 1998 agli ingegneri Honda non si poteva dire davvero nulla, ma oggi dopo quasi 20 anni, beh, qualche appunto ce l'avrei. Spettacolare il VTEC, vero? Ma se state valutando uno dei primi esemplari costruiti, verificate che abbia fatto tutti i richiami della casa madre, altrimenti le vostre bronzine potranno risentirne. Poi il comfort è limitato, lo spazio è poco, l'ergonomia non è il massimo, a proposito, occhio a non attivare i lavafari in cambiata e la qualità delle plastiche rimane migliorabile. Infine il volante non regolabile, la mancanza di un vero poggiatesta e la rumorosità della capota si fanno sentire nei trasferimenti più lunghi. Quanto costa? Una Instant Classic da subito, che negli ultimi tempi ha iniziato a crescere nelle quotazioni. Difficile oggi trovare una S2000 anche molto usata a meno di 9-10.000 euro, mentre per una RJ si può salire anche fino a 30.000 euro. Considerando poi che in pratica sull'S2000 ogni anno cambiava qualcosa, personalmente punterei sulle annate 2002-2003, il miglior compromesso tra romanticismo, purezza e cattiveria, a meno che non troviate una 99-2001 con tutti i richiami fatti, pochi chilometri e magari di colore rosso. Irresistibile. Una linea affilante, bellissima, poi di questo colore, un motore affidabile quanto estremo, capace di suonarle a tante concorrenti 20 anni fa, così come oggi. E poi è Spider, un abito molto particolare considerando che è un'auto da pista, ma in veste stradali. Modificarla per renderla fenomenale in track day oppure puntate all'originalità al 100%, non importa. Possedere un S2000 è un sogno che diventa realtà per ogni motor maniaco e vi assicuro che so di cosa sto parlando. Una furia giapponese di rara bellezza e aggressività che in tanti aspettavamo. E so bene che sono moltissime le classiche che ci avete richiesto. Tranquilli, non mi stancherò mai di accontentarvi. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.